Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui su Red Dead Redemption 2. Oggi andremo a trovare la terza ed ultima parte del tesoro rischioso e per fare ciò non dovremo far altro che recarci di fronte al Fort Wallace, un po' più a nord rispetto a Valentine, e poi avventurarci, diciamo, più o meno verso la sua destra, su questa altura. Su quest'altura vi ricordo che potrete trovare anche delle ossa di dinosauro se state cercando le ossa per completare quella sfida che poi prima o poi porterò anch'io su YouTube. Questo è un gioco che credo che mi porterà ancora via del tempo, via ancora tanto tanto tempo, insomma, perché appunto c'è questa sfida qui da portare. Ma non solo, c'è anche quella delle pitture rupestri, infatti qui sotto ne troverete un'altra. State attenti a non cadere, cercate di non correre se potete, cercate di stare acquattato il personaggio, inginocchiato, e così eviterete scivolamenti e cadute che a me ne sono capitate parecchie. In questo punto qui vi conviene correre in modo da far salire il personaggio, visto che se andrete lenti, quasi sicuramente verrà fatto scivolare giù dal gioco. Dopodiché cominciate a lanciarvi, a giocare come se fosse, diciamo, Super Mario su o un qualsiasi altro platform, quindi a lanciarvi, a saltare su queste pareti di roccia, sfidando proprio la morte, e passate poi sotto a questo arco. Dopodiché ispezionate questo foro nella roccia e troverete l'ultima parte del tesoro rischioso assieme ad alcuni lingotti. Spero che questa guida vi sia stata utile, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Lasciate un mi piace e commentate qualora ancora non l'aveste già fatto. Dopodiché valutate uno dei miei abbonamenti e venitemi a trovare su tutti i miei social, di cui come sempre trovate i link in descrizione. Ci rivediamo nel prossimo video.